si faccia colpire, diventi un fungo anche lei. Ok, abbiamo trasformato un Wither in un fungo. Ho pagato uno sviluppatore per creare nuovi crafting assurdi di Minecraft. Questa spada fa parte di questo nuovo mondo incredibile. E diciamo che non è per niente piccola, se ci pensate. Anche perché credo che sia alta quanto una casa di Minecraft. Ok, è una spada più grande di una casa di Minecraft. Campioncini, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi quindi abbiamo questi crafting assurdi. Però sono tutti quanti all'interno di queste casse qua davanti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, se superiamo i 1000 mi piace vi regalo questo mondo in descrizione. Abbiamo tanti crafting da testare. Qua abbiamo del diamante con dei semi di cacao, ok. Poi qua abbiamo del latte e anche eccolo qua, il crafting della spada che tenevamo poco fa. Ovviamente credo che sia un crafting che a questo punto viene da pensare ad utilizzare contro qualche mob che già hanno preparato nel nostro inventario. Quindi qua abbiamo il nostro zombie shottato. Cioè ragazzi, abbiamo completamente mangiato un mob. Però magari questo, non so, item, oggetto ha qualche potere in più. Proviamo con un tasto destro, no. Ok, shotta direttamente i mob. Infatti ha 200 di attack damage. Ok, è un bel po'. Però solitamente quando gli item sono così grossi è perché hanno qualche potere particolare. Beh, 200 di attack damage, ragazzi, credo di non averlo mai visto su Minecraft. Quindi posso lasciare direttamente questo spadone qua e testare gli altri. Qua cosa abbiamo? Abbiamo dei semi con dei diamanti. Ok, andiamo alla crafting table e facciamo subitissimo questo nuovo crafting. Super Diamond Chocolate. Beh, chi non ha mai voluto fare un bel cioccolato di diamante su Minecraft? E con la fame incredibile che ho, mi tocca mangiarlo. Quindi mangiamo questo primo pezzettino. Che ci ha reso super veloci. Quanto abbiamo, scusatemi, di speed? Speed 6! Bello devastante speed 6, ragazzi. Quindi ci dà 3 cosciotti praticamente, ma ci dà anche l'effetto di speed 6 che non avevo mai visto su Minecraft. E certo, il trick doveva esserci. Se lo mangiamo 2 volte otteniamo l'effetto inverso, quindi moriamo. Un po' troppo aggressiva questa cosa qua, eh. Però vediamo i prossimi crafting cosa ci danno. Ok, qua abbiamo del legno con un fungo al centro e delle uova di zombie che in realtà già abbiamo con noi, quindi non ci interessano più di tanto. Ora, fungo, legno, abbiamo una clava con meno 3 di attack speed. Che figo! Ok, c'ha anche gli spuntoni laterali. Questo è interessante. Proviamo a piazzare qua uno zombie e... è diventato un fungo! Ma scusatemi, questa cosa qua funziona quindi anche con i blaze e con... blaze avetaria. Allora, scheletro, diventa anche tu un fungo, grazie mille. Che però poi ci fa danno perché ci schiaccia. Però qualunque mob diventa un fungo. Ok, veramente qualunque? Proviamolo. Ho evocato un Wither che vorrei provare a colpire. Signor Wither, venga qua, per favore. Voglio trasformarlo in un fungo gigantesco. Uno, due... Ah, non ci arrivo. Devo fare un mini parkour. Aia! Non ce la faccio, mi ha rotto pure i blocchi sto coso. Allora devo costruire qua una specie di ponte. Sono stato widerato, aiuto, aiuto, aiuto. Venga qua, si faccia colpire, diventi un fungo anche lei. Ok, abbiamo trasformato un wither in un fungo. Quindi questa clava qua è praticamente invincibile. L'unica cosa che è lentissima a ricaricare, come notate. Certo che ora con un colpo tutto quanto diventa un fungo. Anche un piccolo wither che ora è una rosa. Ottimo item, a questo do un bel 9. Date anche voi voti qua sotto nei commenti. Abbiamo questa zona rossa con un pot, la cobblestone sui lati, la porta al centro, il legno sopra con del vetro. Sembra quasi una mini casa messa in questo modo. Ora mettiamo qua il vetro, qua la cobblestone sui lati, la porta al centro e il pot. Houseplant, no. Ragazzi, credo che proprio sia una casa portatile. Ok, questa sarebbe veramente incredibile e geniale come oggetto, perché te lo puoi craftare quando hai bisogno di dormire in giro per il mondo. 10.000 blocchi da casa tua, puoi utilizzarlo. Però magari proviamolo, è diverso. Proviamo direttamente in questa zona qua. Aiuto. E in effetti è una vera e propria casa con 2 letti, quindi possiamo anche avere degli ospiti, 4 letti in realtà e anche del cibo, un libro se lo vogliamo incantare. Molto comodo in realtà, abbiamo tantissimo cibo, bella come cosa, molto comoda. Interessante, questo crafting qua è più utile in realtà che incredibile. Però nella sua utilità, ragazzi, ci trova veramente tantissimo. Ottimo oggetto. Qua abbiamo ottenuto sia questo. Questo qua magari lo teniamo per ultimo perché c'è il pulsantino. Ora facciamo questo qua con la Netherstar. Al centro blocco di netherite, bedrock sopra e Netherstar sotto. Questo qui è un oggetto impossibile da craftare di base perché c'è la bedrock. Però abbiamo la glitch sword, che è questa spada qua, che dovrebbe provocare un glitch. Vediamo cosa provoca sul blaze. È un blocco di coal. Blaze, ora cosa mi diventi?
un blocco di coal ancora. E invece lo zombie cosa mi può diventare? Vediamo, facciamo un piccolo test anche con lo zombie. Blocco di nederite! Allora, non so se però ogni mob è diverso tra di loro. Vediamo. No. Ogni mob diventa un blocco intero di minerale. Beh, questa è una spada rotta, ragazzi. Perché in Minecraft Vanilla questa farebbe veramente gli sfacelli. Pensate alla Big Vanilla con questa spada qua. Non dovrei più farmare minerali. Però è anche troppo rotta in effetti per esistere. Perché ragazzi, in questo modo non farmeremo più nulla. Perché guardate, con 6-7 mob abbiamo 3 blocchi di coal, contando quei due più quello, uno di netherite, uno di oro e uno di diamante. Troppa roba. Ma infatti per questo motivo si chiama Glitch Sword, quindi la spada glitchata, quindi che può fare robe incredibili. Ora abbiamo quarzo, nuggets e diamante sopra al centro. 1, 2, 3. In questo modo poi nuggets sui lati e per concludere quarzo e quarzo. Otteniamo i denti del vampiro. Cosa sono? E li abbiamo indossati! Che figo! Infatti ragazzi, ce li abbiamo al posto dell'elmetto. Però cosa facciamo con questi denti? Buongiorno signor zombie! Prende sangue, ti prego. Dimmi che perdi sangue. Dimmi che perdi sangue per davvero. È come se mordessimo lo zombie. No, vabbè, l'effetto è incredibile. Però non rimane perpetuo nel tempo. Cioè non è che prende danno sempre perennemente perché perde sangue. Bello l'effetto, però mi sarei aspettato qualcosina in più, se posso dire onesto, da questo qui. Bello però, ragazzi, geniale come cosa. In questo momento quindi abbiamo fatto sia questo qua, che era del cibo che stavo mangiando un attimo, arrivamo, la clava, la spada glitchata, i denti del vampiro, poi questo che non mi ricordo più qual era, la spada OP e per concludere abbiamo il latte, ok, fatto a croce in questo modo, con delle bottiglie d'acqua negli angoli, ok. Vediamo questo crafting qua cosa ci dà, 1, 2 e 4 e otteniamo le milk potion. Questa me l'ho persa ragazzi, la milk potion, ah, ovviamente ci toglierà tutti i vari effetti. Quindi proviamo a premere questo pulsante, vediamo quale effetto, nausea per 20 minuti. Ok, proviamo a lanciarla in cielo, abbiamo un'area completamente bianca, dove dobbiamo centrarla e si toglie l'effetto ovviamente. Ah, abbiamo anche luck quando siamo qua dentro, proviamo a lanciarla ancora, in effetti ci continua a uscire l'effetto di luck. In effetti anche su Minecraft, ragazzi, manca la pozione di latte che si può lanciare. Sarebbe veramente una gran figata e non capisco perché Minecraft ancora non l'abbia fatta. Anche perché è così semplice da fare, visto che sta fatta. Ma, ragazzi, direi con questi crafting OP noi ci possiamo salutare. Spawnando un'infinità di blaze che andremo a sterminare con la nostra super spada alta quanto una casa, che è appena stata bruciata nelle fiamme dei blaze. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, campioncini. Lasciate mi piace, spero che questi crafting vi siano piaciuti. Ciao!